La loggia dei Lanzi, detta anche dei Priori o della Signoria, venne costruita attorno al 1380 da Simone Talenti e da Bencidicione. L'attuale nome deriva dai soldati lanzichenecchi che qui sotto montavano la guardia nel XVI secolo. La statua del Perseo e Medusa, realizzata da Benvenuto Cellini nel 1550, è la star della loggia e si trova qui fin dal 1554. Il basamento originale in marmo si trova invece al Museo del Bargello, che è poco distante da Piazza della Signoria. All'ingresso della loggia si trovano due leoni, quello di destra risale al II secolo d.C., quello a sinistra è del 1598, opera di Flaminio Vacca. Sullo sfondo, sei statue di epoca romana, risalenti sempre al II secolo d.C., raffiguranti figure femminili. Le statue di Ercole in lotta col centauro Nesso del 1596 e il ratto delle Sabine del 1583 che si trova di fronte sono opere del Giambologna. Su questa parete vediamo i segni lasciati dagli spari dei lanzichenecchi, che qui si esercitavano con gli archibugi. E sopra, tra le tante teste di leoni, quelle di una donna, un uomo e un bambino, probabilmente l'autore dei lavori e la sua famiglia. Ecco Aiace che sorregge il corpo di Achille. È un'opera di epoca romana. L'opera di Piofedi, Pirro che rapisce Polissena, è una statua in marmo ed è sotto la loggia dal 1865. Ed ecco l'autoritratto di Benvenuto Cellini sull'elmo del Perseo.